Ciao internet, chi è quell'uomo laggiù nascosto dietro il palo? Buongiorno e benvenuti a questo quarto tutorial su come non è desiderabile volare su Il 2 Sturmovik. Adesso proviamo a fare nuovamente quello che non mi è riuscito l'altra volta, cioè un combattimento aereo, un dogfight. Contro un aereo possibilmente della prima guerra mondiale, perché qui avevo messo un aereo casuale del Central Powers e non dell'asse, ma ha pescato nello scorso video, l'avete visto, uno di questi aerei della seconda guerra mondiale. Dato che io volavo su un aereo SPAD della prima guerra mondiale, non è il caso. Partiamo dall'alto, via. Albatros contro di noi, Novis, perché anche se è scarso ha più forze di me, e come altezza. Addirittura 10.000 metri. Di default 1.500. Teniamo anche stavolta un 1.500 di default. Il mio SPAD va bene. Voglio tenere l'aereo che avevo prima. E speriamo stavolta. Realismo normale, tra l'altro, niente di che. Se andiamo su custom, se settare i comandi in un altro modo. Va bene i marcatori sugli oggetti. Va bene non tenere la mira assistita. Bombardamento assistito lo lasciamo on anche se non bombardiamo. Padlock. No, lo tolgo. Dice che praticamente rende attiva l'abilità di bloccare lock-on su un aereo nemico e di seguire i suoi movimenti automaticamente. No, 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 non va bene. Tanto c'è il casco della realtà virtuale, quindi guardarmi intorno è semplice. Navigation marker, direi di tenerli attivi. Fa vedere appunto dei marcatori per i punti di passaggio e gli oggetti della missione. Sì, lasciamo attivo anche un pannello degli strumenti. Sì, lasciamo anche altre visuali. F4 ogni tanto lo uso. Questo non so cosa voglio dire, ma lo lasciamo attivo. Qua vedo che è tutto disattivato, tranne il motore già scaldato alla partenza. Direi di lasciare tutto così. Controlli semplificati no, assistente alla manetta no. Controllo della manetta anche dalla throttle. Rudder e throttle, qual è la differenza? Una forse è l'elica davanti e l'altra è la manetta. Comunque sono off, li lascio tutti e due off. Pilota automatico no, throttle auto limit. Engine autocontrol, radiator assist, direi tutti e tre attivi. Ok, e allora imbarchiamoci e speriamo di sopravvivere stavolta all'universo. A Via Lattea, la supernova e la stella rossa di fronte a noi. Sempre punto 1, punto 2, e nel punto 2 dovremmo incontrare il nostro amichetto. Noi quindi partiamo da qua, saremo già in volo, e qui, a 3 km, andiamo a incrociare il nostro amichetto. Vediamo se l'aereo è sempre lo stesso, fa anche l'airone, lo vedo, sciarpette bianche, foto della fiancée, e allora andiamo, start! Mani sul joystick, ok, la vista come sempre non è centrata, quindi tastierino numerico, 5, mamma mia, c'è bella. E adesso bisogna trovare questo cazzo di P in modo da togliere la pausa. Ok, cerchiamo la visuale qua. Inizio qua. No, oh. Ah, se non do gas. Ok, così mi va bene. Eccolo lì, è già arrivato. Porca vacca. Stavolta lo dovrei aver preso. È sempre più in alto di me, sono ovviamente. Anche perché sono partito come un volpino. Porca vacca, questa. È più in basso stavolta. E io ero partito con la manetta a zero. Dove sei? Eccoti lì sotto, maledetto. Albatros. No, se vado giù in picchiata direi.
che vanno in staffa. Quindi scendo con un lento avvitamento. No, ho raggiunto il punto G, pensavo ci fossero solo le fidanzate, invece no. E cosa sei? Mi devo distrarre con le porte. Dopo vedo un'ombra. Chi è? Lui è alle mie spalle, non mi piace vedere. Infatti sì. Ok, non l'ho detto, questo sta più in basso, a differenza dell'aereo della Seconda Guerra Mondiale. Stava sempre in alto. Proviamo a cambiare lato. Non so se sta proprio precipitando perché l'ho già preso. Non vedo più. Dai, con questo punto G. Sì, allora andava sempre più in basso perché l'ho distrutto. Beh, dai, direi che come seconda missione di volo è stata veloce ed efficace. Non c'è stato nemmeno troppo combattimento, onestamente. E allora cerchiamo di fare ciò che non è mai riuscito, cioè atterrare. Qua troviamo una base, allora proviamo a appoggiare M. Niente, basi proprio non ce n'è. Qua vedo pezzi nemici, qua vedo pezzi nemici, non riesco a capire qual è la nostra. Dove cacchio si può atterrare sani e salvi? Ah, dice che arriverà un altro aereo. Allora, combattiamo. Dov'è l'altro aereo? Bella quella fortezza. A 2.16 torniamo laggiù, se è segnato quel punto nel cielo ci sarà un motivo, magari arrivano degli aerei. Teniamo una piccolina la mappa. F4, lo posso trovare anche senza togliermi l'Oculus. Quasi sopra l'antiaereo nemica, quindi non è il caso che torniamo indietro. Spedistilo 94, ok, sta andando troppo in alto. Altitudine 1700, 1100 m. Quindi l'altitudine, c'è un orologio normale, per quello lo capisco. Qua sotto spingo sia la benzina, bussola.
1300. Sì, allora questa è l'altitudine. Altri aerei non ne vedo, ma ne segna uno alle mie spalle. Quindi facciamo una manovra di qua, quindi passiamo anche per il punto rosso. E poco dopo il punto rosso, cioè qua, circa, dovrebbe esserci un altro aeroplanino, ma forse è quello che abbiamo battuto e non è arrivato. Non ne vedo altro. Io voglio atterrare, ma dove atterro? Di qua o di là dalla frontiera? Sì, guarda, noi siamo francesi, ma la battaglia si svolge in Francia. Oh, perché non mi prendo la N? Perché premo la N. Arras sarà presa dai tedeschi oppure no? Ricordo male? No, però vabbè, andiamo a vedere quei camioncini che mi appaiono molto velocemente lungo la strada. Quanti ce n'è di mezzi, nemici? Qua, se rimane parcheggiato lì, deve essere un bersaglio facile, se lo prendo da qua. Deve incappare ogni volta. Destra, alto, basso, pulsante sinistro, ok, l'ho sgrippato. Pulsante sinistro è questo, pulsante destro è questo, ok, ora sto sparando con tutto il tempo. Quindi è importante che vi segnate i pulsanti per sgrippare. Quello non ce la farò mai, distruggere un tank. Era lui che dovrò distruggere. Scrippiamo, scrippiamo, ricarichiamo. Non so se è perché è inceppata o perché scarica. Ok, stavolta dobbiamo fare. No, sgrippati, sgrippati! Dai, stavolta non c'è verso che non abbia preso. Sì, ho distrutto un Benz LKV 1912. Che direi che come missione abbiamo distrutto un aereo appena partito, una macchina adesso non è affatto male. Ci sarebbe tanto, tanto, tanto atterrare, ma tuffi. Se non ricordo male, da
il primo tutorial che ho fatto sarà una base lungo questa strada a destra. Guarda come si levano dalla strada. Tutti i camioncini questi. Sono da rotto. Allora, andiamo a tirare fuori la cartina se becco M, sperando di non premere il pulsante che non devo premere, mi trovo. Quindi... boh, andiamo a occhio. Ho annunciato il primo motore? Engine control assist on, RPM limited on. Non ci sono quei tre lobby blu, vuol dire che è tutto automatico. Un bel paesino. Bene, davanti vediamo una cittadina, proviamo a atterrare laggiù, vedere se c'è una base. Nella speranza non sia una base nemica. Anche se forse sì, uno potrebbe fare finish mission e non rischiare lo schianto, che è molto probabile visti i precedenti. Ma io mi voglio del male e voglio cercare di atterrare. Ah, le cittadine, una qui davanti, un'altra laggiù a destra, un'altra ancora laggiù, speriamo ci sia anche una base nel dintorno. Se no ci faremo accogliere qualche bravo cittadino. Allora, qui è una base cannonce. Ma le campagne francesi credo a tutt'oggi non sono industrializzate, ma all'epoca offrivano una bella varietà di campi e tanti spazi dove poter atterrare. Una bella gazzetta il tipo qua sotto. Allora vediamo, vediamo, campi, campi, campi. Quelle sei case laggiù in mezzo ai due villaggi potrebbero sembrare una pistola a traccio. Dalla mappa sossegato non ci vedo una mazza, ma andiamo a verificare di persona. Anche laggiù a destra, quella sembra proprio la base da cui sono partito l'altra volta. Una e due, sembrano entrambe due basi. Ora che siano nostre o dei nemici non ne ho idea, ma a rigor di logica sono a sinistra della frontiera, la Germania si trova a destra della Francia, quindi dovremmo essere in casa. Ok, facciamo un volo radente laggiù e vediamo se sono capannoni, sia quelli che quelli là. Quello là mi sembra ancora più grande di questo. Altitudine 150 metri, parando molto in fretta, sì, questa è una struttura militare. Ecco, direi che dato che non funziona più il motore, dobbiamo atterrare. Ora siamo a che altezza? 90 metri. Ci arriveremo a quella laggiù?
manco Ugaz. Allora proviamo a tirare quella alle nostre spalle, quindi io devo curvare nella speranza di riuscire a fare tutta la curva. No, 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 no,
Vedo anche delle fiamme per la prima volta in questo gioco e dubito che il nostro pilota sia sopravvissuto, tanto per cambiare. Se il motore è spento, meglio non curvare, perché sennò il risultato è un falò. Filairone, kilt. Però ho distrutto un aereo e un veicolo, dai. Ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie.